Siamo in un momento, direi, complicato. Ci sono le elezioni europee, è un anno con due guerre in corso, ci sono a fine dell'anno le elezioni americane, per cui diciamo che in questo 2024 per il momento si stanno assommando tutta una serie di fattori perturbativi che non ben conciliano un mercato, diciamo, in crescita costante. Ciò nonostante, certo, affrontando delle difficoltà, perché il mercato è complicato, diciamo che stiamo reggendo discretamente. Io spero che in un lasso di tempo che non sia così lungo, magari passata l'estate, si possa cominciare a vedere magari qualche cenno di ripresa. Ci sono mercati che sono confusi anche da più normative che non tendono a facilitare lo sviluppo degli stessi, per cui insomma ci dobbiamo aspettare ancora qualche mese di difficoltà e speriamo che dopo l'estate si possa cominciare a vedere un pochettino di luce in fondo al tunnel. Qualche settimana fa abbiamo visto sfumare questo accordo con Swiss Steel per l'acquisto di Asco Metal. La partita è chiusa oppure no? No, la partita non è chiusa. Diciamo che ora sfumata la possibilità di farla direttamente con Swiss Steel, stiamo sondando la possibilità di riuscire lo stesso a provare a concludere l'affare Asco Metal. È un punto importante nel nostro piano di sviluppo, un punto di crescita in acciai di qualità ancora superiori a quelli che già produciamo noi nei nostri stabilimenti italiani e soprattutto un punto nell'internazionalizzazione a cui teniamo particolarmente, per cui stiamo cercando di capire se ci sono ancora possibilità per provare a portare alla fine questo progetto. Se così non dovesse essere, nei nostri piani di sviluppo ci sono altre opportunità che naturalmente eventualmente proveremo ad esplorare. Di fatto assume tutta una serie di azioni. Un'ultima domanda: abbiamo visto che RIN vi ha consegnato dei prestigiosi riconoscimenti green, a che punto siete su questo? Ma allora sul tema degli investimenti nel piano della Go to Carbon Neutral abbiamo cominciato un percorso che prevede un livello di investimento che è decisamente alto, ma che è sicuramente la strada giusta per aziende come la nostra per poter essere presenti sul mercato anche domani, perché non solo è il nostro dovere di andare verso le emissioni zero, ma è quello che ci richiederà il mercato, per cui chi decide di non seguire questa strada verrà espulso dal mercato automaticamente. Abbiamo cominciato questo percorso, un percorso, ripeto, che prevede investimenti ingenti sia nei nostri impianti sia all'esterno per l'acquisizione o far nascere impianti di produzione di energia green, per cui è un percorso che è appena cominciato, come avete visto, apprezzato anche dall'esterno, per cui proseguiamo su questa strada perché è la strada giusta.